Buongiorno a tutti, grazie prima di tutto per l'invito, saluto la segretaria Furlan, la segretaria Camusso, il segretario Bombardieri della UIL, saluto tutti voi che siete qui. Io vorrei proprio iniziare dal tema con cui la segretaria Furlan ha chiuso il suo intervento, cioè l'Europa. Io vi dico la sincera verità. 5 anni e mezzo fa, quando sono entrato in Parlamento, avevo una percezione da cittadino dell'Unione Europea ed era una percezione di una Unione Europea che aveva abbandonato totalmente il concetto di pilastro sociale, che aveva affrontato pochissimo il tema della solidarietà e si era concentrata moltissimo su banche, finanza, non perché ci siano necessariamente solo degli interessi privati e personali dietro, ma perché reputava quell'ambito più importante del tema sociale e della solidarietà. Sono stati anni questi 6 o 7 che hanno diviso, che dividono questo giorno dalla mia prima elezione in Parlamento, anni in cui l'Unione Europea si è ostinata su quel fronte, a parte poche persone che invece si sono dedicate al pilastro sociale, soprattutto nel Parlamento. Devo dare atto alla commissaria Thyssen di essere una delle persone che nella Commissione europea si è battuta tanto per l'implementazione di strumenti sociali. Però c'è sempre stata una convinzione sull'Italia, che gli altri paesi potessero permettersi il lusso di essere sempre un po' più egoisti di noi, tanto noi eravamo sempre disposti al massimo dei sacrifici a livello europeo, su ogni ambito, anche sull'immigrazione. Quello che oggi stiamo cercando di cambiare come atteggiamento non è relativo alla diminuzione dello spirito di solidarietà dell'Italia. I cittadini italiani, cittadini ad esempio di Lampedusa, meriterebbero un premio per la pazienza e la solidarietà che hanno dimostrato in tutti questi anni. Però ci teniamo tanto a dire agli altri paesi che è finita l'epoca in cui noi ci sobbarchiamo il peso dei loro egoismi e della loro ipocrisia. E questo tema qui passa anche per una cosa che sta accadendo in questi giorni, cioè paesi come la Spagna o come Malta, e speriamo presto la Francia, stanno cominciando ad aprire i porti. Perché fino a prova contraria, noi li abbiamo ancora aperti che stiamo aiutando con la Guardia Costiera e i salvataggi in mare. Loro li hanno tenuti chiusi per anni. E adesso questo segnale, io ci tengo a ribadirlo, con tutto lo scontro a livello europeo che c'è stato, ma che deve riportare l'Italia, non dico a assolutamente dettare legge in Europa, perché un ente sovranazionale come l'Europa prevede la concertazione e il dialogo. Però, siccome il problema principale, non solo dell'immigrazione, ma anche dell'austerity, lo stiamo pagando noi, e allora noi dobbiamo essere il centro dell'iniziativa per risolvere questo problema, e gli altri paesi devono ascoltarci un po'. Questo ovviamente, per carità, non sarà lo schema perfetto, ma nella politica internazionale, e quindi anche nella politica europea, l'atteggiamento fa molto, e credo che cambiarlo come governo sia il primo passo, anche per cominciare a ridiscutere tutte le regole che riguardano l'austerity e che hanno indebolito o in alcuni casi eliminato i diritti sociali. Ieri ho avuto modo, con la vostra segretaria Furlan e con i rappresentanti degli altri sindacati, di sedere al mio primo tavolo con i massimi vertici delle vostre organizzazioni sindacali come Ministro del Lavoro. E come diceva la segretaria Furlan, riguardava proprio il tema dei riders. Lì abbiamo una nuova categoria che sta nascendo dai lavori digitali. Dobbiamo capire prima di tutto se sono lavoratori. E lo dico provocatoriamente, perché sembra di essere tornati all'epoca in cui c'è di nuovo il bisogno di definire il concetto di lavoratore. Cioè il livello minimo di dignità per definire una persona lavoratore, al di sotto del quale non è un lavoratore, è uno sfruttato, cioè un abuso di quella persona, in cui magari non è neanche una persona con una sua dignità. Sembrava superato come problema, ma magari lo dico da persona ingenua,
Ma oggi più che mai, e questo lo ha dimostrato anche il tavolo in Lussemburgo dei ministri del lavoro, il Consiglio europeo dei ministri del lavoro della settimana scorsa, torna questa esigenza. Non ci siamo riusciti a metterlo in una direttiva 10 giorni fa, il concetto di lavoratore a livello europeo. Non ci siamo riusciti, quando dico non ci siamo, lo dico come paesi del sud dell'Europa, perché sentivamo questa esigenza come paesi del Mediterraneo, di inserire questo concetto in una direttiva. Perché se ne sente di nuovo il bisogno in un'epoca in cui, prendiamo ad esempio i riders, io sono d'accordissimo, il problema è molto più grande. Infatti ieri al tavolo ci siamo detti, ma analizziamo il particolare per trovare una soluzione generale o troviamo una soluzione particolare che possa poi influenzare il generale? Alla fine ieri, tenendo al tavolo le organizzazioni sindacali, le rappresentanze datoriali, le piattaforme e i giovani riders che si sono organizzati in dei comitati cittadini, perché poi lì ogni città ha il suo trattamento economico, le sue criticità, ieri abbiamo convenuto che la concertazione sia la strada migliore per arrivare ad una soluzione. E questo è molto importante. Ci sono varie proposte sul tavolo, voi immaginerete quale sia la difficoltà di mettere insieme un mondo che è quello delle piattaforme, che a volte non si sente neanche mondo datoriale. È un mondo, quello dei riders, che in parte si sente dipendente, in altra parte sta ancora cercando di capire chi sia il suo datore di lavoro o quale sia il suo contratto di lavoro. Perché questi ragazzi a volte non hanno un contratto e non riconoscono un datore. Come noi ascoltiamo la musica su Spotify, loro lavorano su una piattaforma digitale iscrivendosi. Questo ci crea tanti interrogativi, tantissimi, e che passano per l'esperienza che avete voi e le innovazioni che portano loro. Se le riusciamo a mettere insieme in una contrattazione, forse saremo il primo paese d'Europa a creare un contratto collettivo nazionale dei lavori digitali, in particolare quello dei riders. E c'è tanto interesse su questo. C'è tanto interesse a tal punto che quando lo hanno saputo i ministri degli altri paesi europei, perché ne ho parlato al Consiglio europeo, la ministra del lavoro francese mi ha chiesto di condividere queste informazioni in modo tale da poter portare avanti un tavolo parallelo anche in Francia su questo tema. Ora, come vi dicevo, questo è un caso particolare, ma attiene alla dignità delle persone, anche perché c'è un discorso che io non riesco a condividere a questi tavoli, quando qualcuno mi dice, ma noi abbiamo fatto un sondaggio tra questi ragazzi che lavorano per noi, e il 90% è soddisfatto, il 90%, l'80% ci chiede flessibilità. Ora, io mi sto affacciando a questo mondo dei riders, consapevole di cosa significhi piattaforme digitali, ma anche con delle novità assolute che scopro man mano che andiamo avanti. Per esempio, in alcuni casi questi ragazzi partono da un contratto di lavoro di collaborazione e poi gli chiedono fatti la partita IVA perché hai preso meno stelline dell'altro quando hai consegnato il cibo, il cittadino ti ha dato un punteggio migliore e quindi ti declasso il livello di rapporto. Poi, se vai ancora peggio su quelle stelline, allora non ti chiamo proprio più. La questione reputazionale del punteggio reputazionale, legato al fatto che questi ragazzi più corrono in bici tra le nostre strade, più prendono stelline, crea dei problemi di tutela, di sicurezza sul lavoro, di retribuzione. È un caso, però rappresenta tutto quello che ci aspetta nei mondi del lavoro dei prossimi mesi, non dei prossimi anni. Fermo restando che poi a un certo punto queste piattaforme tra qualche anno, perché sta succedendo nel mondo, potrebbero dirci no, noi sostituiamo la persona con i droni o con le auto senza guidatore. A me va bene, ma finché ti vuoi avvalere della sensibilità e dell'umanità di una persona in questo lavoro, devi retribuirne quelle capacità e quelle specificità. Non mi puoi dire che siccome tra poco arrivano i droni, una persona deve costare quanto una macchina nel suo modo di lavorare e non mi puoi neanche venire a dire o ce li fate sfruttare o ce ne andiamo dall'Italia, perché sono il primo a darti la mano e a dirti puoi anche andare. Ovviamente ci siamo dati l'obiettivo
a questo tavolo di contrattazione, che è quello di far esistere ancora i rider, quindi di non far estinguere il modello di business. Ovviamente deve essere un modello di business sostenibile, ma che deve prevedere delle tutele minime per il lavoratore, perché sia un lavoratore. È la dignità oggi che viene ancor prima, secondo me, della povertà. Perché la dignità interessa tutte le categorie. Ci sono persone che lavorano, ma lavorano in condizioni indegne. Ci sono persone povere che ovviamente hanno un problema, prima ancora che di povertà, di dignità del trattamento che gli riserva lo Stato. E ci sono anche persone ad alti livelli che però ormai non hanno più tutele e quindi il livello di dignità di quel lavoro è tutto da vedere. Noi come governo abbiamo deciso ieri di varare un primo provvedimento economico. Io non vengo qui né a enfatizzarlo né a celebrarlo. Vi dico solo e vi voglio trasmettere l'emozione di un cittadino di 31 anni che da ministro ha vietato la pubblicità sul gioco d'azzardo in Italia per sempre. Vorrei trasmettervi il fatto che abbiamo inserito in un decreto legge la possibilità per lo Stato di richiedere qualsiasi tipo di contributo pubblico erogato ad imprese che delocalizzano, con gli interessi e con delle sanzioni pecuniarie in base ai soldi che hai preso. Ma non vale solo per le delocalizzazioni, perché in questo decreto abbiamo inserito un'altra norma, che se sei un'azienda che va bene e ha preso dei contributi dello Stato con un piano di implementazione del personale, se il tuo business plan va bene e licenzi tra il 10 e il 50% del tuo personale, io mi riprendo quei contributi in maniera proporzionale in base a quelli che hai licenziato. E ovviamente è un'iniziativa che noi abbiamo scritto nel decreto e abbiamo lasciato all'iniziativa dei ministeri e ai tavoli di contrattazione, che significa che se queste aziende vengono a miti consigli, allora noi non lo facciamo. Se invece cominciano a trattare lo Stato con poco rispetto, e allora noi ci riprendiamo i soldi. E gli ultimi fatti che stiamo affrontando anche come Ministero del Lavoro dimostrano un primo problema, sia la questione di Brescia che la questione di Valdarno. Sono aziende che secondo me in questo momento, prima di tutto, prima ancora che mancare di rispetto ai loro lavoratori, stanno mancando di rispetto allo Stato. Forse sono stati abituati male, però io spero di poter cambiare questa musica, perché altrimenti uno Stato che accetta che un'azienda che ha preso soldi dallo Stato una mattina manda lettere di licenziamento a tutti i propri dipendenti, chiude i battenti e se ne va, è uno Stato che non sta né proteggendo i propri cittadini, ma soprattutto che non ha credibilità. Quindi dovremo lavorarci il più possibile su questo. Mi fa piacere che la segretaria Furlan abbia parlato degli investimenti e del fatto che servono investimenti soprattutto in un'area del paese, quella del sud, che oggi non ha superato la crisi. Noi abbiamo delle regioni locomotiva, per fortuna che ci sono, che stanno trainando tutte le altre carrozze che non hanno motore, che sono tante regioni in crisi. E lì dobbiamo fare degli investimenti. Ora, gli investimenti pubblici mirati alle infrastrutture sono investimenti ad alto moltiplicatore, ma sono ad alto moltiplicatore se spendiamo soldi per fare opere, non facciamo opere per spendere soldi. E questo è un concetto che dobbiamo cercare di tenere al centro del nostro modo di essere governo, con tutti gli errori che sicuramente faremo. E la grande beffa degli investimenti pubblici è che molti miliardi di euro sono in pancia agli enti pubblici del nostro paese e non si spendono per gli investimenti. Sono nelle casse di comuni, regioni, autorità portuali, che potrebbero fare gli investimenti, ma hanno a che fare con un codice degli appalti che oggi è diventato incomprensibile. Ma è diventato incomprensibile non per colpa di qualcuno nello specifico, ma per un metodo legislativo per cui si aggiungeva sempre qualcosa e si è creato una mille foglie che oggi crea incertezza. Oggi un funzionario o un sindaco hanno paura di firmare una delibera per sbloccare dei fondi. Non perché abbiano paura di violare la legge, ma perché oggi non sanno quante siano le leggi che si applicano a quella specifica fattispecie di appalto, di gara. Non voglio semplificarla, però una cosa voglio dirla. Il metodo che ho imparato
guardando i lavori parlamentari da una visuale privilegiata, quella di vicepresidente della Camera per 5 anni, è che se vogliamo semplificare, non dobbiamo fare nuove leggi per la semplificazione, ma dobbiamo fare una legge che cominci ad eliminare gli istituti che nell'ordinamento non funzionano o creano problemi. Sottrarre e non aggiungere. Lo so, magari qualcuno dirà hai scoperto l'acqua calda. Però è un metodo che io ho visto applicare al contrario in questi anni. L'esigenza del Parlamento di fare una nuova legge ogni 2 giorni e mezzo, che è stata la scorsa legislatura, è stato un atteggiamento culturale che ha continuato a complicare il nostro ordinamento giuridico. Ed è per questo che quando io parlo di semplificazioni, anche nei confronti delle aziende, nei confronti dei professionisti, di quella parte privata del paese che dà lavoro e crea valore, beh, io voglio togliergli degli intralci, non sostituirli o aggiungerli. Ed è per questo che nel decreto dignità abbiamo deciso di eliminare gli adempimenti intermedi per lo spesometro, disattivare il redditometro e togliere lo split payment ai professionisti. È una prima boccata d'aria, dovremo fare molto altro su quel fronte, però è un metodo per il quale quando parleremo di semplificazioni noi toglieremo sempre qualcosa, non faremo un'altra legge sulle semplificazioni per aggiungere altre complicazioni. Poi ci prendiamo qualche rischio, voi direte ma così si combatte l'evasione? Io so una cosa, che molti di questi strumenti che erano stati progettati per combattere l'evasione stanno perseguitando quelli che le tasse le hanno sempre pagate. Se vogliamo combattere l'evasione, secondo me dobbiamo mettere al centro un altro concetto, che si chiama digitalizzazione della pubblica amministrazione. La mia grande sfida da Ministro dello Sviluppo Economico, spero di vincerla, gli altri non ce l'hanno fatta non per incapacità ma per difficoltà, è riuscire a far comunicare queste benedette banche dati dei vari enti della pubblica amministrazione, che se comunicano ci permettono anche di prevenire gli incidenti sul lavoro, di fare un tipo di controllo molto più efficace e che non riguardi un metodo del Novecento. Vado alla conclusione perché non voglio assolutamente tediarvi. Io credo che per quanto riguarda il lavoratore e colui che lavora, non solo dobbiamo stabilirne la dignità minima, mettiamola così, le garanzie e le tutele minime, ma dobbiamo anche cominciare a capire che sono persone, come avete scritto voi. Lo so che dico cose scontate, ma non è semplice in questa epoca. In un'epoca in cui tanti ragazzi ormai accettano un lavoro pur senza stipendio, pur di dire che hanno un lavoro. È sempre più diffusa questa cosa. Ci sono ragazzi che ci rimettono soldi nell'andare a lavorare, non che ne guadagnano. Ci sono anche meno giovani che hanno lo stesso problema, perché dobbiamo capire che cos'è il lavoro. I lavori stanno cambiando. È vero, nei prossimi 6-7 anni circa il 60% dei lavori sarà interessato da trasformazioni, ma nelle nostre proiezioni, se saremo bravi a investire nei settori giusti, ad abbassare il costo del lavoro in maniera selettiva, cioè nei vari settori che sono competitivi, noi possiamo creare dai nostri studi circa 13 milioni di posti di lavoro intorno alle nuove professioni. Ovviamente non sto qui a dire creeremo 13 milioni di posti di lavoro, per carità, già gli è andata male quello che ha detto che ne creava 1 milione, figuriamoci 13 che porta pure male come numero, quindi per carità non sono venuto qui a dire questo, sono venuto soltanto a dire una cosa sul fatto dei lavori, che tutto si sta trasformando, ma noi dobbiamo sempre, e lo dico a me stesso, tener presente la dignità della persona. Oggi tra le tante cose un lavoratore non è che vuole subito il contratto a tempo indeterminato, però vuole sapere che ha una possibilità, dopo un po' di tempo, di poter stabilizzare la propria vita e quindi, per esempio, favorire la crescita demografica, che per me viene ancora prima della crescita economica. Fare figli, famiglie che fanno figli, sono oggi uno degli obiettivi anche per la crescita economica, che dobbiamo tenere presente in un'epoca in cui si è fatto un abuso dei contratti a tempo determinato, si è fatto un abuso dei somministrati, si è fatto un abuso anche del fatto che si possa licenziare con più facilità. Col decreto dignità non abbiamo risolto tutti i problemi del precariato, però abbiamo voluto dare di nuovo un segnale che il lavoratore conta,
che il lavoratore ha degli strumenti per contare nel proprio ambito lavorativo e che soprattutto non sia legato ad un rinnovo e ad una proroga all'infinito con alternanze che sono a volte veramente indegne tra determinato somministrazione, determinato proroga, somministrazione. Ci sono delle cose che dovevamo correggere e questo è un primo passo. Credo che potremo fare un buon lavoro insieme. L'ho detto qui, lo dico qui, l'ho detto all'assemblea al congresso della UIL qualche settimana fa e l'ho ribadito a tutte le organizzazioni sindacali, spero di poterlo dire anche a tutti gli iscritti delle altre organizzazioni il prima possibile quando potrò partecipare a eventi come questi. Potremo fare un buon lavoro insieme perché voi da una parte avete tutta l'esperienza delle contrattazioni e dello status dei vari lavoratori in tutti questi anni. Noi come Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico ci metteremo tutto l'entusiasmo e la motivazione possibile per portare questo Paese verso un'occupazione che deriva anche da nuovi lavori e nuovi investimenti. In mezzo ci sono tante persone che a volte non si sentono né rappresentate dalle forze politiche né rappresentate dalle organizzazioni sindacali. Quelle persone le dovremo coinvolgere in un percorso, come stiamo facendo con i riders. E l'obiettivo è quello di dargli più tutele. E quando vedranno che la concertazione, il dialogo funziona, cominceranno forse di nuovo a credere molto di più sia nelle istituzioni sia nelle organizzazioni di rappresentanza. Grazie mille.